Il premio René Cassin è qualcosa di più che un'opportunità concreta offerta dai giovani che si misurano sul campo delle politiche internazionali e della cooperazione internazionale allo sviluppo. È l'idea di costruire con gradualità la consapevolezza che i problemi che abbiamo in casa nostra sono problemi che attingono a una dimensione globale, al mondo intero, e di costruire una classe dirigente di persone all'altezza non solo di affrontare e di risolverli, ma di farlo insieme, di farlo in maniera unitaria. Quindi anche oggi selezionare tra i migliori progetti che ci sono stati presentati e che daranno corso ad un anno di impegno sul campo è il modo migliore per costruire davvero questa prospettiva di persone preparate. Oggi abbiamo anche tra l'altro le testimonianze di coloro che il premio René Cassin hanno vinto, sul lavoro sul campo ci sono stati e hanno prodotto risultato fino anche a trovare un'occupazione che non è una cosa secondaria. Quindi su questo premio l'attenzione e la presenza dell'Assemblea non verrà ovviamente meno. Che stanno facendo i ragazzi è di altissimo livello. Loro stanno collaborando con istituzioni locali nei paesi in via di sviluppo, ma anche con i governi nazionali e con il mondo della cooperazione, e stanno portando le loro grandi capacità, la loro energia, la loro creatività. Mi aspetto sicuramente una crescita professionale importante, perché i presupposti ci sono, i progetti sono belli, sono interessanti ed anche le tempistiche sono giuste. È un periodo di tempo abbastanza lungo in cui, perlomeno per quanto mi riguarda, penso di riuscire a sviluppare, a dare e a ricevere tutto quello che c'è da dare e da ricevere. Ma io mi aspetto di trovare un lavoro che mi dia una bella soddisfazione personale, perché sembra che ci siano le potenzialità per avere delle soddisfazioni personali. Mi aspetto di imparare molto. Io mi aspetto un'esperienza altamente formativa. E mi aspetto di acquisire nuove competenze a livello professionale e mi aspetto a livello personale un'esperienza molto forte. Il premio René Cassin ha ormai una lunga storia dietro di sé. È nato quando il presidente del consiglio dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna era Castellucci, ed io che l'ho proposto avevo la responsabilità per Amnesty International, sezione italiana, curare le politiche riguardanti l'educazione e i diritti umani. Allora proposi alla sezione italiana di Amnesty International di interloquire con quella che mi sembrava la regione di gran lunga più sensibile sia alla tematica dei diritti umani sia alla tematica delle relazioni internazionali che in quel momento si poteva individuare, cioè l'Emilia Romagna. L'idea era di creare un premio per la migliore tesi di laurea sui diritti umani tra tutte le università della regione. Ecco, e io sono particolarmente contento, non mi aspettavo un stimolo così forte da parte del collegamento con le assemblee legislative, con questa assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, nei confronti della nostra scuola internazionale di sviluppo, il sistema delle Nazioni Unite, l'OCSE, con cui noi siamo strettamente collegati. Questa esperienza mi ha sicuramente portato ad avere molti contatti importanti e l'opportunità soprattutto di incontrare, di vedere dal vivo il lavoro di un'organizzazione internazionale dal suo interno e tutti appunto i vari aspetti del suo lavoro nel mondo oltre che sul territorio locale. Sì, anche per me questa esperienza è stata veramente importante, mi porto dietro un bagaglio culturale, professionale veramente molto grande. Sembra banale dire uno va all'estero e torna con una crescita personale e professionale, ma veramente è stato così.